Boom. Ciao ragazze, allora oggi sono qua per farvi vedere. Ricomincio. Ciao ragazze, allora oggi ho intenzione di farvi scoprire un orologio che sicuramente conoscete già tutte. Sto parlando della marca di Daniel Wellington, che chi sta su Instagram e chi segue tutte le ragazze di questo mondo che hanno tutte un po' questo stile lo conoscerà sicuramente, perché sta andando tantissimo. La Daniel Wellington mi ha voluto inviare anche a me uno dei loro orologi e io ringrazio tantissimo il ragazzo che mi ha contattato per questa collaborazione. L'orologio in questione è questo qui, che non mi ricordo il nome ma ve lo scrivo nell'info box. Allora, devo dire che come spedizione, come impatto, vabbè, insomma, avete capito, nulla da dire, anzi la scatolina nella quale c'è dentro l'orologio è molto molto bella, secondo me è molto elegante, e all'interno c'è anche il cuscinetto dove appunto c'è anche l'elasticino fatto apposta per metterci l'orologio. Infatti si presenta in questo modo, e sotto questo cuscinetto molto morbidoso c'è anche una specie di manuale di istruzioni, se vogliamo chiamarlo così, con una specie di cacciavitino o comunque sia un pernino, non lo so, qualcosa che serve per poter, penso, se non erro, cambiare il cinturino, perché penso che gli orologi della Daniel Wellington abbiano di bello che i cinturini credo siano intercambiabili. Non vorrei dirvi una ciofeca, però mi sembra di aver capito questo. È un orologio che secondo me è abbastanza costoso, però cavolo, devo dire che si sente molto la differenza tra questo e uno che magari è fatto con il cinturino in plastica. Si vede assolutamente che la qualità è ottima, è fatto di cuoio, penso, o comunque è un materiale fantastico, e il quadrante è bello grande, almeno è grande ma è fine allo stesso tempo. Non sono presenti i numeri, che questa, vabbè, è una cosa molto... l'importante è guardarlo, lo guardi un attimo e vedi comunque che ora è. Io l'ho preso nel colore oro, golden rose, penso, comunque vabbè, dorato, però ci sono tantissimi modelli di questi orologi. E appunto la cosa bella è che, ok, li paghi magari un pochino, però si sente che è proprio un orologio di qualità, vuoi per il cinturino, vuoi per le rifiniture, vuoi per le cuciture, insomma è rifinito molto molto bene. Quindi se avete voglia, che ne so, di farvi un regalo o di fare un regalo, sappiate che inoltre la Daniel Wellington ha offerto per le mie iscritte uno sconto del 15% disponibile fino il 30 o 31 di questo mese, quindi gennaio. Adesso devo vedere se il 30 o il 31, comunque nell'info box vi scrivo tutto. L'ho usato tantissimo perché mi è arrivato già da un po' di tempo, quindi vi dico che mi ci sono trovata benissimo. All'inizio il cinturino è molto rigido, nel senso che appunto, visto che è fatto di un materiale di quelli belli robusti, belli resistenti, ci ha messo un po' per prendere, diciamo, la forma del mio polso. Prima stava molto dritto, però dopo un po' che l'ho portato si è molto ammorbidito e fa la sua bella figura, secondo me. Ne vale la pena, perché io non so se vi ricordate, ne ho uno nero, tutto nero, leggermente tartarugato, con una trama tartarugata di Dresslink, però si vede che comunque sia inizia un pochino già a rovinarsi, nel senso si scuce, ci sono dei fili vaganti, invece qui non c'è neanche un filo che gira o che vaga, niente, proprio... è fatto veramente molto 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 bene. Se avete voglia di farvi un regalo, o appunto fare un regalo per un'occasione, che ne so, per un compleanno o qualcosa, appunto sappiate che c'è anche la possibilità dello sconto del 15% con il nome, mettendo il codice di Julia Watson, tutto attaccato, molto semplice. Quindi niente, io vi dico che questo orologio mi è piaciuto tantissimo, sono stracontenta che la Daniel Wellington me l'abbia inviato. Direi che ho detto tutto per questo orologio, non c'è molto da dilungarsi perché è un orologio perfetto. Quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito se magari c'è qualcosa che vi può interessare. Io vi saluto con l'orologio di Daniel e vi mando un bacione, alla prossima!